Ben trovato a Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, ma è stato secondo te un intervento studiato o frutto soltanto della rabbia? Insomma, dietro a queste nuove parole di Berlusconi c'è o no una strategia? Sono due cose. Prima di tutto la rabbia. La mattina Berlusconi probabilmente, e io se è capito dal suo intervento, quando ha annunciato la conferenza stampa, addirittura voleva spiegare che lui non solo rimaneva in campo, ma rimaneva leader del PDL e candidato premier e voleva azzerare ufficialmente le primarie. Poi ha cambiato idea. Quindi questo quando ha fatto, diciamo, l'intervento al TG5 ieri intorno all'ora di pranzo. Esatto, poi ha cambiato idea, a dimostrazione della confusione che ha in testa, però sotto c'è una strategia. Berlusconi pensa: se io mi presento come leader dell'opposizione e anche perdo le elezioni, ma perdo le elezioni con una legge elettorale che mi permette questa di scegliere tutti i parlamentari che entrano in lista, io credo, lui crede, che come leader dell'opposizione avrà più difficoltà a essere processato e condannato, perché poi arrivati a questo punto le chiacchiere sono a zero. Mentre prima era sbagliato dire che Berlusconi stesse scampo esclusivamente per interessi personali, c'erano anche degli interessi politici, degli interessi per cui voleva rappresentare un'area che obiettivamente in Italia per tanto tempo non ha avuto rappresentanza, e poi c'erano degli interessi personali che erano i processi, gli interessi economici, un coacervo insomma di situazioni. A questo punto prevale esclusivamente l'interesse personale, ma la mia impressione è che Berlusconi corra il rischio a questo punto di trovarsi abbastanza solo. Ecco, a proposito di questo, infatti leggevo sul sito, sul fattoquotidiano.it, scrivevate che l'80% del partito di fatto non sta con lui. Sentiamo le parole di questa mattina di Fabrizio Cicchitto, raccolte da Iana Gagliardi. Cicchitto di solito è un falco, diciamo, non è una colomba. Sentiamo invece Esattamente. che toni utilizza questa mattina. Dopo ieri, adesso che cosa succede? Succede che facciamo le primarie, spero che daremo un'investitura ad Angelino Alfano e poi mi auguro che vadano bene oggi le elezioni amministrative in Sicilia e poi ci misureremo con i nodi politici e programmatici rappresentati dal governo Monti e vedremo se sulla legge di stabilità sarà possibile ridurre la pressione fiscale, come ha richiesto ieri anche il presidente della Confindustria. Cicchito Berlusconi però ha detto dobbiamo valutare se confermare la fiducia al governo. Lei in questo, su questo fronte ha un po' frenato. Oggi che dice? Dico quello che ho detto ieri, nel senso cioè che dobbiamo verificare sul campo le possibilità che ci stanno di andare avanti sul terreno di una riduzione della pressione fiscale, senza crisi politiche che potrebbero essere accompagnate da un aumento degli spread. Ecco, appunto, non teme, mi perdoni, domani che magari i mercati diano una segnalazione, insomma, un po' dura di quello che è successo? Io mi auguro di no, anche perché voglio dire c'è una libertà del dibattito politico che va assolutamente riservata. Aggiungo anche che poi del messaggio dato ieri da Berlusconi va sottolineato un punto fondamentale che è quello della questione giustizia, nel senso cioè che in Italia, nella lotta politica italiana, c'è un convitato di pietra che interviene in ogni circostanza più significativa e butta per aria anche tutti gli equilibri difficili che si realizzano nel sistema politico del nostro paese e questo va sicuramente superato. In termini pratici, che cosa farete appunto sul Significa fronte della che giustizia? affronteremo un calendario giustizia alla fine di questa legislatura e specialmente nella prossima. Ecco, ma in termini pratici, Gomez, davvero non è che Berlusconi vuole fare una sua lista, a questo punto lasciare il PDL, stare vicino alla Lega? Quali sono le prospettive secondo te? No, la prospettiva della sua lista, se lo mollano, è concreta, bastava leggere il giornale. Ieri l'altro il Foglio con Giuliano Ferrara, che è piuttosto addetto a queste cose, ipotizzava una lista in cui entrassero Alessandro Sallusti e Daniela Santanchè, che poi abbiamo visto in prima fila con i fedelissimi a Villa Germetto. La prospettiva esiste, l'idea di avere un gruppo di pretoriani, anche pochi, con cui entrare in Parlamento e resistere, certamente esiste. Nell'immediato la mia preoccupazione maggiore non è tanto sulla legge di stabilità, ma tanto
sulla prima legge che riguarda vagamente il controllo dei comportamenti da parte delle classi dirigenti, cioè la legge sulla diffamazione. Certo. Senti, ma domani si vota la legge sulla diffamazione nel momento in cui in Grecia è stato arrestato un collega perché, per violazione della privacy, da quanto si legge, perché aveva pubblicato la lista di 2000 evasori che avevano portato soldi nell'estero. A proposito di questo, ieri Berlusconi ha fatto un suo excursus sull'evasione davvero particolare, insomma, ma ti volevo portare ad altro, ti volevo portare a questo punto a Mario Monti. Palazzo Chigi per adesso non risponde, deve però, pena anche la credibilità a questo punto di questo governo, dare una risposta a Berlusconi di fronte a queste minacce? No, io credo di no. Io non credo, io credo che Berlusconi in questo momento Monti lo debba ignorare. Ieri ha detto qualcosa di abbastanza significativo, piaccia o non piaccia Monti. Ha detto: signori, in questo paese si è andato avanti con promesse irrealizzabili per tanti anni, e le promesse irrealizzabili sono state una delle cause della crisi. Ha anche detto di fatto Monti si può stare al potere senza sedurre, il riferimento sembrava chiaro. Esatto, riferimenti chiarissimi. Certo, sentiamo invece cosa ha detto Renzi a proposito di Berlusconi. Renzi è stato ospite di Maria Latella pochi minuti fa, ovviamente si parlava soprattutto di primarie del centrosinistra, ma l'attualità politica chiedeva un giudizio sulle ultime uscite di Berlusconi. Sentiamo Renzi. Ormai siamo alle candidature a targhe alterne, come le targhe alterne, un giorno sì, un giorno no. Berlusconi è più altalenante dello spread nelle sue posizioni, un giorno si candida, un giorno no. Io penso che dopo 18 anni di berlusconismo questo paese abbia anche diritto di parlare di altro, e quindi non credo che le ultime posizioni che ha assunto il presidente Berlusconi saranno decisive e determinanti, e soprattutto vorrei che le primarie del PD continuassero a parlare dei problemi degli italiani, non si posizionassero sulla base di ciò che Berlusconi deciderà di fare. È un appello per dire: lasciamo Berlusconi e il centrodestra nelle proprie contraddizioni e noi proviamo a parlare dei problemi concreti del paese, altrimenti si fa lo stesso errore fatto in passato, lo inseguiamo e perdiamo. Ecco, non è che le uscite di Berlusconi vanno ad inficiare o comunque a cambiare anche il corso delle primarie del centrosinistra? Ah, certamente, probabilmente ci sarà chi è tentato a riparlare di Berlusconi. Non che sia, secondo me Renzi ha torto quando dice, certo hanno sbagliato ad inseguire Berlusconi, però dei principi che valgono per tutti e valgono quindi anche per Berlusconi, vanno affermate con forza anche nelle primarie, cioè non pagare le tasse è sbagliato, corrompere i giudici è una cosa che non si fa, utilizzare la politica per fini personali non va utilizzata, e questo indipendentemente da Berlusconi, perché poi di Berlusconi in questo paese ne abbiamo visti tanti, il Parlamento ne è assolutamente pieno. Secondo me l'elettorato non solo di centrosinistra, ma anche l'elettorato di centrodestra, formato in stragrande maggioranza da persone per bene, è contento se qualcuno afferma e riafferma con chiarezza questi normali principi di convivenza civile. Allora, Gomez, salutandoci, l'uomo della strada spesso ha detto Berlusconi si è fatto da parte, ha lasciato spazio al governo tecnico, in cambio gli daranno l'immunità nei processi e non lo faranno condannare. Di fronte alla prima condanna Berlusconi ha rialzato la testa e ha minacciato appunto di togliere l'appoggio al governo tecnico per la prima volta. Beh, questa cosa è stata scritta addirittura dai giornali più autorevoli in Italia subito quando Berlusconi andò a casa. Potrebbe anche essere che qualcuno l'avesse illuso da questo punto di vista. Diciamo che lui l'ha presa piuttosto male e adesso ne ha altri due di processi che sono non semplicissimi, il processo Ruby e il processo per le intercettazioni trafugate riguardanti le brutte intercettazioni riguardanti Piero Fassino, allora siamo padroni di una banca, pubblicate sul giornale. Sono due processi che potrebbero andare male per lui come è andato male questo. Grazie Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, grazie per essere stato con noi. Noi andiamo proprio con Chiara Cerquiti a fare il punto sul difficile rapporto tra Berlusconi e magistrati.